Mi fa piacere introdurre l'intervento di Mario Tonina, vicepresidente della provincia autonoma di Trento, che su questi temi ha messo in campo tante iniziative di grande rilievo che certamente il presidente Tonina ci illustrerà. Prego. Grazie anche da parte mia, buon pomeriggio a tutte le persone che sono intervenute in un appuntamento così importante, ma soprattutto il grazie va a voi, giovani, che oggi siete qui per ascoltare, ma anche per portare dei contributi importanti. Per quanto riguarda il tema legato alla crisi climatica, sappiamo benissimo che la scienza ha fornito le prove, ci sono, e quindi noi oggi che abbiamo una responsabilità politica dobbiamo saper agire, ma dobbiamo farlo in tempi brevi, perché su questi temi non si può essere indifferenti. E credo che almeno chi ha parlato, chi vi sta parlando, abbiamo appena sentito l'intervento del presidente Compaccia della provincia autonoma di Bolzano, ma anche dell'assessore Cattaneo della regione Lombardia. Io mi sento di dire che siamo in sintonia, perché su temi come questi non possiamo essere assolutamente indifferenti. Riguardano appunto il cambiamento climatico, la conservazione degli ecosistemi, della biodiversità e soprattutto della qualità della vita, che sono oggi le sfide centrali per il territorio alpino del futuro. Abbiamo quindi una grande responsabilità, che oggi siamo qui cercando di condividerla con voi, proprio per gestire queste problematiche e soprattutto anche quelle che sono delle variabili sociali, economiche, naturali, che ormai le vediamo su scala globale, e che hanno generato e stanno continuando, tra l'altro, a generare. La complessità dei territori montani, l'abbiamo appena sentito, richiede quindi anche degli obiettivi comuni, sforzi condivisi. Sarebbe altrettanto sbagliato fare politiche disgiunte. Oggi chi vi sta parlando, assieme ad Arno Compacer della provincia autonoma di Bolzano, credo che su politiche che riguardano in modo particolare l'ambiente, queste due province negli anni hanno saputo lavorare in un certo modo, ma in modo responsabile, ma anche stimolati sicuramente dalle tante persone che all'interno dei nostri due territori di montagna vivono, abitano, lavorano, hanno deciso di rimanere e di tutelare soprattutto i nostri territori, che sono sicuramente belli, ma nello stesso tempo sono anche fragili. Ecco quindi che il tema oggi legato agli ecosistemi, allo sviluppo sostenibile, che ha permesso alle Alpi di diventare un territorio estremamente dinamico, attrattivo, sia sul piano delle diversità produttive. All'interno dei nostri territori oggi agricoltura, artigianato, commercio, turismo, credo che riescono a garantire e a svolgere le sue attività in un modo, ma soprattutto con una condivisione, con una crescita comune, ma anche i vari servizi sono importanti e credo che l'abbiamo dimostrato nel tempo per garantire e permettere alle persone di vivere all'interno delle valli. Abbiamo cercato di trovare quel giusto equilibrio tra valli e città per garantire quindi scuola, formazione, sanità, mobilità. Oggi è importante, è strategico. La montagna quindi deve affermarsi oggi come un laboratorio di stili di vita che devono essere sempre più sostenibili, praticati dalle comunità residenti, ma proprio per cercare e di permettere futuro. La provincia autonoma di Trento è consapevole che l'ambiente, e ve lo sta dicendo chi ha, oltre al ruolo di vicepresidente, la competenza dell'ambiente, che costituisce oggi ancora di più la più importante ricchezza del territorio e proprio il principale lascito benefattore
che, di cui beneficeranno le nuove generazioni, quindi voi. Noi 2 anni fa abbiamo fatto gli stati generali della montagna, abbiamo girato un po' tutto il territorio trentino su alcuni temi che noi ritenevamo strategici, e uno di questi era proprio l'ambiente, territorio, paesaggio. Abbiamo riscontrato una sensibilità, una voglia di partecipare e di lavorare su temi come questi, perché sono quelli che all'interno di un territorio di montagna possono ancora di più dare sviluppo, dare prospettiva. E quindi questo è l'impegno con il quale abbiamo lavorato. Ma come sempre non è frutto di un lavoro che in questo momento stiamo facendo noi, ma è frutto anche di un percorso. La nostra storia dell'autonomia speciale ci ha permesso di lavorare e garantire soprattutto una pianificazione del territorio attraverso il piano urbanistico. Il primo piano urbanistico noi l'abbiamo, è stato approvato nel 1967, ma poi ne sono susseguiti altri due nell'88 e nel 2000 e nel 2007. Questi hanno permesso di fare la differenza, ma soprattutto anche di saper pianificare, di saper tenere in considerazione quelle che sono le necessità dei territori, di fronte tra l'altro a delle, chiamiamole negatività, che noi abbiamo riscontrato in quei periodi prima del primo piano urbanistico, la famosa alluvione del 66, poi la tragedia di Stava. Sono tutte stati dei segnali che hanno permesso a chi aveva una responsabilità politica di garantire poi, attraverso anche delle azioni, attraverso delle leggi, attraverso una pianificazione, per garantire sempre più attenzione al tema legato all'ambiente. Quindi la gestione attiva dell'ambiente si è così radicata in tante valli del Trentino, ma con il giusto equilibrio tra valli e città. Non ci si può dimenticare dell'uno dell'altro, ma anche in altri ambiti dove proprio il riconoscimento su scala globale avviene soprattutto per l'eccezionalità delle bellezze geologiche e paesaggistiche. Permettetemi anche di, visto il ruolo che ho in questo momento, ancora per un anno, di presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, dove la provincia di Trento, assieme alla provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto questo riconoscimento per quelle che sono nel 2009 delle bellezze uniche, le Dolomiti. Ora, come tali però si deve lavorare e ci si deve impegnare per garantire, permettere che il futuro le possa ancora godere, soprattutto, ripeto, nel rispetto delle nuove generazioni. Quindi bilanciare la conservazione degli elementi naturali con le esigenze del vivere e del lavorare in un territorio alpino richiede sicuramente un approccio che consideri in pari misura aspettativi, limiti e anche opportunità. Quindi io mi sento di dirvi che in linea proprio con le indicazioni previste dalla Commissione europea dovranno essere individuate, pianificate, ma anche implementate le cosiddette infrastrutture verdi e blu, che oggi ancor di più hanno un significato, hanno un senso. E anche credo che le parole del presidente Draghi di questi giorni vadano in questa direzione, e tutti dobbiamo essere allineati per cercare di dare il giusto impulso, ma soprattutto garantire attraverso delle azioni concrete che le cose possano andare nella giusta direzione. La sfida principale che abbiamo di fronte è, per quanto riguarda appunto anche la macro regione alpina, è in primo luogo contrastare, e è stato detto anche oggi, il cambiamento climatico, che oggi è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo assolutamente essere indifferenti. Come provincia autonoma di Trento intendiamo proprio anche concorrere al rinnovato impegno dell'Unione Europea, l'hai citato tu, ma credo che oggi possa e debba essere l'elemento che unisce,
che se si lavora, ma soprattutto anche con risorse importanti che verranno impegnate nei prossimi anni, che la comunità europea, l'Unione Europea ha garantito, si potranno fare grandi cose attraverso il Green Deal, ma che prevede proprio un ambizioso obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. E alcuni documenti importanti che noi riteniamo politici, che abbiamo adottato proprio recentemente, uno riguarda Trentino Clima 21-23, che abbiamo approvato recentemente, ma anche come la strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sono documenti importanti che poi però bisogna anche saper trasmettere, bisogna saper comunicare. Numerosi oggi sono i segnali dell'emergenza climatica anche da noi, anche in un territorio di montagna come il nostro, che ha avuto un'attenzione, che ha avuto una sensibilità negli anni, ma i quali in questo momento non possiamo sottovalutare. Qualcuno, tu l'hai citato prima, tempesta Vaia, credo che sia quello che ci ha insegnato di più qualche anno fa, dove nel giro di una notte, di poche ore, sono stati distrutti tanti, tanti ettari di foresta e dove ha creato anche dei grossi problemi. È quindi necessario intervenire, a mio modo di vedere, ma a nostro modo di vedere, con urgenza, cercando di implementare opportune anche misure di mitigazione e adattamento, proprio con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti, con l'impegno che ci siamo dati proprio con questi documenti, per aumentare la resilienza proprio del territorio provinciale. Le misure di mitigazione, che saranno quindi incluse anche in una strategia, nella strategia sono affidate con un altro documento politico che per noi è il Piano Energetico Ambientale 2021-2030, che abbiamo appena approvato e che cercheremo anche attraverso 12 strategie di saperle poi cogliere. E una di queste riguarda in modo particolare l'attività di comunicazione, di sensibilizzazione, che devono essere rivolte soprattutto a voi, giovani, alle scuole, perché voi ancora di più siete le persone che hanno recepito, che hanno capito queste necessità e queste urgenze. E se riusciamo, ripeto, a dialogare, a lavorare, trasmettendo anche le giuste informazioni, sono certo che riusciremo ad avere quindi dei risultati che devono essere assolutamente importanti. Quanto vi ho appena detto, e questa è l'azione che una provincia autonoma di Trento ha fatto, come l'ha fatto la provincia autonoma di Bolzano, ma come altri, e sui quali ci dobbiamo sentire sicuramente uniti. Ci dobbiamo garantire e dobbiamo lavorare per un obiettivo comune, proprio per perseguire gli obiettivi prefissati e che attraverso una collaborazione con le altre regioni italiane ed europee possiamo e dobbiamo fare la differenza. Come è evidente a tutti, questa sfida non può essere affrontata singolarmente, l'hanno detto chi mi ha preceduto, ma non può pensare ogni un singolo territorio di affrontare questi temi, ma li dobbiamo affrontare comunemente con una strategia comune. È quindi particolarmente importante che le regioni europee, che manifestano queste problematiche comuni, quelle alpine in particolare, perché noi le sentiamo forti, perché abbiamo lavorato, dobbiamo ulteriormente garantire anche questo tipo di lavoro. E questo lo dico, credo, in modo particolare, certo a tutela anche di chi ha deciso di vivere nei territori di montagna. Prima tu l'hai detto, con la pandemia abbiamo assistito anche a persone, o perché avevano la seconda casa in montagna, o perché hanno deciso dopo una lunga chiusura anche di spostarsi, c'è anche questa possibilità oggi. Certo, noi stiamo investendo, non abbiamo ancora completato, sulla fibra ottica, che oggi è determinante, è quella che potrà fare il salto di qualità ulteriore.
ma il lavoro che faremo all'interno dei nostri territori, se continueremo a farlo in questo modo, va a tutela in modo particolare della pianura anche. Perché tutelare, perché lavorare in termini di prevenzione, di programmazione in montagna, salvaguarda soprattutto la pianura. E di questo dobbiamo essere ancora più fortemente impegnati. E credo che quello che è stato fatto e quello che si farà va proprio in questa direzione. Le Alpi sono, l'abbiamo detto, un ambiente fragile, bello, con delle bellezze uniche che nessun altro ha, ma nello stesso tempo fragile. L'hai detto anche tu prima. E qui gli effetti dei cambiamenti climatici sono anche più pesanti che altrove e l'abbiamo visto anche recentemente. Facciamo dunque fronte comune, lo dobbiamo fare con coerenza, con fiducia, con uno spirito costruttivo. Se lavoreremo in questo modo, ma soprattutto con il vostro coinvolgimento, con il vostro supporto, siamo convinti che i risultati ci saranno. Quindi facciamolo e saremo tutti più soddisfatti di aver svolto fino in fondo il nostro compito che oggi ci è stato affidato dagli elettori e che responsabilmente dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Grazie anche da parte mia per questa bella opportunità che ci avete dato oggi, ma soprattutto su temi importanti e che ogni giorno ci vedono fortemente impegnati. Lo facciamo con passione perché lo viviamo direttamente all'interno dei nostri territori. Grazie nuovamente a tutti voi.